Due interventi previsti sulla Bani Novazza, quasi 500.000 euro per la messa in sicurezza della strada, lavori al via a giorni. Novità per gli studenti del capoluogo di Albino che avranno un pulmino a loro servizio per spostarsi sulle palestre del territorio, confermati carpooling e piedibus in Valle del Luio. Clusone si è fermata a guardare lo spettacolo del Palo della Cuccagna, andato in scena in Piazza dell'Orologio dopo Ferragosto. Buonasera a tutti i telespettatori, bentornati ad un nuovo appuntamento con le notizie di Antenna 2. Apriamo dalla cronaca tragedia a Casazza nella serata di lunedì. Un ucraino di 38 anni, Mykola Ivasyuk, è stato ucciso dopo una rissa avvenuta fuori dal Rosy Bar in via Nazionale nel paese alle porte del Lago d'Endine. La rissa è scoppiata per futili motivi ed è poi degenerata. I soccorsi erano stati chiamati poco prima delle 22:30. Aveva inviato sul posto un'ambulanza dei volontari della Croce Blu di Lovere e un'automedica. I sanitari hanno provato a rianimare il 38enne, ma non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono ancora in corso a cura dei carabinieri della compagnia di Clusone. Ancora da chiarire le modalità e le cause che hanno portato alla morte dell'ucraino. Sono due le persone arrestate per l'omicidio. Si tratta di due italiani, il primo coinvolto nella rissa e il secondo accusato di favoreggiamento per aver aiutato a scappare un uomo marocchino, pure lui coinvolto nella rissa e tuttora ricercato. Venerdì 23 agosto sarà eseguita l'autopsia sulla salma, che poi verrà riaffidata ai familiari per i funerali. Voltiamo pagina. Due interventi previsti sulla Bani Novazza, quasi 500.000 euro per la messa in sicurezza della strada, lavori al via a giorni, Valgoglio al lavoro insieme ad Ardesio. Tra i progetti che il comune di Valgoglio ha sul tavolo c'è la sistemazione della Bani Novazza, un collegamento importante soprattutto in casi di emergenza, ad esempio nei malaugurati casi in cui la provinciale 49 debba restare chiusa. Da questo punto di vista, come avete lavorato e quali sono le novità all'orizzonte? E diciamo che la messa in sicurezza del territorio rimane sempre fra i principali obiettivi che abbiamo anche con questa nuova amministrazione comunale. La Bani Novazza è una fra queste. Infatti è da tempo che stiamo lavorando per la sua messa in sicurezza in quanto lo richiede, soprattutto sotto l'aspetto della versante montano. Fortunatamente mi ha fatto un lavoro molto, molto intenso, anche in collaborazione col Comune di Ardesio, in quanto c'è una convenzione che gestisce un po' la manutenzione di questa strada. Un progetto condiviso dove inizialmente il primo progetto che abbiamo realizzato è di 140.000 euro. È stato appaltato, quindi a giorni inizieranno i lavori. In questo primo intervento ci sarà un po' di messa in sicurezza, un po' di sistemazione del manto stradale e del rifacimento dei guardrail, che sono le protezioni quindi a bordo strada. Quindi a breve questo intervento partirà per la sua realizzazione. Nel frattempo siamo già a buon punto con uno stato di avanzamento per quanto riguarda il progetto, anche per ulteriore lavoro di 300.000 euro che interessa proprio la sicurezza sul versante a monte della strada, che è quello che ci preoccupa di più. Anche per questo secondo intervento avete ottenuto dei contributi? Sì, fortunatamente anche su questo intervento di questi 300.000 euro abbiamo avuto la completa copertura di questo intervento da Regione Lombardia. Quindi grazie anche a Regione Lombardia che siamo riusciti a portare avanti questo progetto e alla sensibilità anche di Regione Lombardia su questi temi che toccano i piccoli comuni in montagna. Ci spostiamo ad Albino, novità per il trasporto pubblico per gli studenti del capoluogo che avranno un pulmino a loro servizio per spostarsi nelle palestre del territorio. Confermati carpooling e piedibus in Valle del Luio. Poche settimane all'inizio della scuola ad Albino si sta lavorando, il nuovo assessorato quindi sta lavorando su alcuni punti, in particolare in vista del piano di diritto allo studio del prossimo autunno. C'è qualche novità? Stiamo raccogliendo tutte quelle che sono le proposte da parte dell'Istituto Comprensivo, alcune sono già arrivate il 31 di luglio, stiamo valutando e poi sicuramente andremo ad approvare entro la fine di ottobre il piano di diritto allo studio con le proposte loro, ma anche con alcune proposte da parte dell'ente, che riguarderà un, come posso dire, un
prolungamento di quelle che sono le attività della scuola, anche qualcosa proposto dall'ente, cose che potrebbero sicuramente interessare le famiglie e speriamo che abbia un buon riscontro. Il trasporto pubblico è uno dei temi sempre caldi ad Albino, partiamo dalla novità in città. Allora, si sono liberati dei fondi che sono stati prontamente investiti in quello che è il trasporto scolastico per quanto riguarda gli alunni delle scuole Bulandi verso le palestre del territorio. Questo servizio sarà attivo da novembre a marzo e porterà appunto, come stavo dicendo poc'anzi, tutti i ragazzi delle Bulandi nelle varie palestre del territorio. Per quanto riguarda invece il trasporto scolastico, soprattutto in Valle dell'Uio, stiamo facendo una ricognizione per vedere quali sono le intenzioni degli utenti e valutare eventualmente un inserimento di altre linee del trasporto. Questo però ovviamente non da settembre, si farà una valutazione all'inizio dell'anno prossimo. Quindi confermate le scelte dell'amministrazione precedente? Sì, assolutamente, anche perché stiamo vedendo che sia il carpooling che il piedibus sono sempre più ben accetti dalle famiglie, cioè hanno intenzione di iscriversi al carpooling o al piedibus. E confrontandomi poi con la ditta che ci affianca nel piedibus e anche nel carpooling, ci diceva che il paese di Albino è il paese con più alunni che utilizzano il piedibus, e per lui e anche per noi è un grande onore per questa cosa. Appena passato il Ferragosto, ma già pensate a Natale come commercianti? Assolutamente sì, i primi di settembre avremo un incontro con l'Associazione delle Botteghe, in cui sarò presente non solo io ma anche altri assessori e il sindaco stesso, in cui vedremo di mettere in pista un po' di iniziative per il Natale e quelle che ci sono già preventivate per l'autunno. Da commerciante, come va il centro di Albino? Allora, agosto diciamo che è un mese molto tranquillo. Ci sono state alcune chiusure a fronte di alcune aperture. È anni e anni che comunque il commercio soffre un po' in tutti i settori. Però, vedendo anche i paesi limitrofi, il centro di Albino è sempre un centro ben frequentato. Ovvio, non peccano le difficoltà, ma dove non ci sono nei centri storici le difficoltà, soprattutto di convivenza tra i commercianti e i residenti. Troveremo e stiamo trovando sicuramente una quadra per vedere di far vivere meglio tutti, sia chi frequenta, chi ci abita e chi ci lavora. Cambiamo tema, attivato l'ispettorato micologico per chi raccoglie i funghi a Bergamo, Trescuore Balneario e Treviglio. Andiamo a scoprire come funziona il servizio nel video di ETS Bergamo. Con l'inizio della stagione dei funghi, ATS Bergamo riattiva l'ispettorato micologico. Grandi e piccini possono riapprezzare le nostre montagne raccogliendo funghi e, attraverso la certificazione fornita dai nostri esperti micologi, consumarli in assoluta sicurezza. La raccolta dei funghi è ovviamente normata, è importante informarsi, capire l'area in cui si è e avere conoscenza di eventuali divieti o normative in merito. Per quanto riguarda la raccolta dei funghi, quali sono le più importanti indicazioni cui tener conto? Innanzitutto bisogna rispettare anche il bosco, quindi dopo aver raccolto i funghi bisogna porre all'interno di zaini disegnati appositamente per la raccolta dei funghi o all'interno di cestini di vimini per permettere al fungo di rilasciare le spore sul terreno. Come ci si deve comportare dal momento della raccolta fino a quando ci si presenta all'ispettorato micologico con i funghi? Allora, innanzitutto, una volta raccolti i funghi devono essere puliti sommariamente e soprattutto, finita la raccolta, bisogna portare tutti i funghi all'ispettorato micologico. Non vanno lavorati, quindi non vanno sgambati, non vanno lavati, non vanno precotti, e nel tempo che trascorre dalla raccolta alla consegna all'ispettorato micologico devono essere tenuti in frigo, non all'interno di sacchetti di plastica e nemmeno nelle cantine. Il servizio viene fornito gratuitamente da nostri tecnici della prevenzione, esperti micologi, previa prenotazione. Ma l'attività dei micologi di ATS Bergamo si limita solo alla verifica dei funghi che vengono consegnati dai cittadini? Allora, noi micologi in realtà interveniamo anche presso gli ospedali pronto soccorso di disoccupati sul territorio, lavoriamo con i medici e il centro antiveleni che, grazie alla nostra determinazione del fungo, possono scegliere la cura migliore per curare il paziente. Non esistono i classici segreti della nonna per la raccolta dei funghi e la distinzione tra un fungo commestibile e un fungo tossico mortale. In natura sono presenti numerosi funghi commestibili, molto simili per forma e colore, anche a funghi tossici o mortali.
non possiamo avere sempre il micologo a disposizione. State attenti, i funghi possono essere buonissimi ma anche pericolosissimi. Portate tutti i funghi raccolti a controllare l'ispettorato micologico di ATS Bergamo. Da quest'anno per le sedi di Bergamo e Trescore potete prenotare online. Per quanto riguarda invece la sede di Treviglio, come di consueto, viene fatta la prenotazione tramite servizio telefonico. Passiamo ora a un bilancio di Ferragosto per i carabinieri forestali. Sul territorio delle valli e dei laghi bergamaschi rilevate 20 multe amministrative e una denuncia per incendio. Sentiamo. Intensa settimana di Ferragosto per i 10 nuclei carabinieri forestali coordinati dal gruppo di Bergamo. Durante gli 80 servizi di pattugliamento in auto, a piedi ed in mountain bike, sono state effettuate 170 attività di controllo, finalizzate principalmente a vigilare e garantire la corretta fruizione delle aree naturali da parte della cittadinanza. Delle 20 sanzioni amministrative elevate, per un totale di 3.700 euro, in particolare i nuclei di Gandino e Gromo hanno accertato un'illecita vendita di funghi con furgone itinerante in Valseriana e il sequestro di 20 kg tra porcini e finferli con una sanzione di 1.032 euro. Puntuale il controllo dei nuclei di Piazza Brembana e Costa Volpino ad attendamenti in aree non consentite o sprovvisti di autorizzazione nei comuni di Roncobello, Riva di Solto ed in prossimità del fiume Serio. 6 le violazioni contestate. In Alta Valseriana il nucleo di Gromo ha contestato un illecito movimento di terreno vincolato dal punto di vista idrogeologico ed effettuato accertamenti per probabili abusi edilizi e paesaggistici. Non sono purtroppo mancati interventi per due eventi incendiari. Nel più grave, ad Algo e in Val Brembana, in prossimità del bosco, i militari del nucleo di Sedrina hanno deferito alla locale procura per un incendio boschivo colposo una donna residente, in quanto, dopo aver imprudentemente abbandonato a terra ceneri non ancora completamente combuste, ha innescato un incendio radente di vegetazione che solo grazie al tempestivo e professionale intervento dei vigili del fuoco, unitamente al dispositivo antincendio boschivo della comunità montana, non si è espanso al limitrofo bosco. Voltiamo decisamente pagina. Clusone si è fermata a guardare lo spettacolo del palo della Cuccagna, andato in scena in piazza dell'Orologio dopo Ferragosto. Per noi c'era Nicola Androletti. Via col tempo, vai con la strada! A Clusone gli acrobati della Cuccagna di Villa Dalmè, parliamo del vostro gruppo. Il nostro gruppo nasce nel 1980, quindi 44 anni fa, e all'epoca quindicenne abbiamo avuto questa passione, abbiamo creato una squadra e tuttora siamo ancora qua, dopo 44 anni. Quindi fate sia esibizioni ma anche gare. Sì, assolutamente. Allora noi, la nostra associazione è un'associazione sportiva riconosciuta dal CONI e organizza durante l'anno più di 100 manifestazioni. Lo scorso anno siamo arrivati a 112 eventi, non solo nella Bergamasca, un po' in tutta Italia, ma anche all'estero. Giriamo, andiamo anche all'estero a organizzare questi eventi. Tu sei giovane, come ti è venuta questa passione? Grazie a Walter, perché lavoravo assieme. E quindi ti ha parlato di questo sport, di questa attività? Sì, abbiamo iniziato a provare lì perché veniva a fare la sagra lì in Bruntino, nel nostro paese, e ci è subito piaciuto e quindi adesso sto continuando. Cosa c'è di difficile nel salire il palo della Cuccagna? Quali sono soprattutto i segreti per arrivare fino in cima?
Allora l'incognita, come da sempre, del palo della Cucagna è il grasso, un grasso meccanico molto scivoloso e quindi non è facile. E hai visto anche il palo, sono altezze importanti. E tradizioni che poi col tempo sono diventate è diventata una vera e propria disciplina. Tradizione che negli anni 70-80 era un po' il simbolo di tutte queste sagre di paese, non c'era una sagra dove non veniva allestito il palo della Cucagna. Negli ultimi anni questa tradizione sta un po' scomparendo e noi la stiamo riproponendo in tutta sicurezza in tutte le piazze d'Italia. E sono tradizioni da far conoscere anche i più piccoli, non solo il palo della Cucagna, ma il tiro alla fune, il gioco della pentolaccia, la corsa nei sacchi, tutti i giochi, tradizioni da portare avanti e far conoscere i più piccoli. La nostra associazione nasce nel 2013 e promuoviamo in tutte le piazze appunto la manifestazione del palo della Cucagna. Il gruppo come scalatori è il gruppo giovane rispetto a quelli un po' più storici, diciamo, del nord Italia. Qua abbiamo anche la Fonti Prealpi, gli acrobati, quindi è una squadra storica la loro. Noi nasciamo nel 2008 come squadra, nel 2013 come associazione. E ci piace girare tutte le piazze nel nord Italia e anche il centro sud Italia per portare anche la nostra passione, quello che noi sentiamo del nostro sport. E a livello veronese siamo l'unica squadra professionista insieme alle Start AK, che sono la nostra componente femminile. È una tradizione legata ai paesi nordici e noi siamo fortunati appunto che la rappresentiamo, la portiamo avanti. Siamo dei ragazzi, la nostra squadra è composta da ragazzi che vanno dai 18 ai 30 anni, ci sono anche squadre un po' più mature, però tutti quanti abbiamo appunto questa passione che è salire questo palo verticale. E che oggi appunto è ricoperto di grasso, ma una volta veniva ricoperto anche, per dire, di sapone, di acqua e sapone, ok? Sopra c'erano dei premi, dei salami, nel nostro paese hanno sempre messo su dei polli. Da qualche anno, chiaramente per ovvi motivi, sia legati appunto alla salute degli animali, sia alla salute dell'essere umano, abbiamo deciso di toglierli, ok? Di porre alla sommità un pulsante elettronico, così era anche più facile capire chi andava a toccare per primo la cima. Passiamo allo sport, penultimo appuntamento a Parra con la Corri nei Borghi. La manifestazione si concluderà poi sabato 24 agosto a Cerete Alto. Andiamo a vedere com'è andata la prova di Parra. Si è disputata sabato 17 agosto a Parra la Run Parra, settima tappa del circuito Corri nei Borghi. Dopo le corse riservate a bambini e ragazzi è stata la volta della non competitiva. I primi al traguardo sono stati tra gli uomini Matteo Gualdi, Davide Della Rosa e Luca Palamini, tra le donne Anna Martinelli, Chiara Barbeni e Marina De Sanctis. È stata poi la volta delle due corse per atleti tesserati FIDAL. Tra le donne si è ripetuta la sfida della tappa precedente ad Ardesio tra la bergamasca Vivien Bonzi della Recastello Radici Group e la bresciana Sara Bottarelli della Frizzonna. Come ad Ardesio è stata la 23enne di Sorriso, la campionessa italiana di corsa in montagna, a tagliare per prima il traguardo in 16 minuti e 44 secondi. Ha staccato l'avversaria di 34 secondi. Terzo posto per Martina Bilora. Quarta Samantha Galassi del Recastello, quinta Anna Merelli del GAV e sesta Irene Facanoni del Pool Alta Valle Seriana. Ottava saluta e prima delle allieve Francesca Ronchi dell'Atletica Bergamo 59. Nella gara maschile si è presentato al via Saber Zinubi dell'Atletica Valle Camonica, vincitore delle tappe di Clusone e Bertova. L'atleta 21enne si è messo in testa fin dal primo giro e ha tagliato il traguardo in 19 minuti e 42 secondi, precedendo di 10 secondi il vincitore della gara di Ardesio, Francesco Allegro della Libertas Unicusano, che nello sprint finale ha preceduto Manuel Togni dell'Atletica Valle Brembana. Quarto posto per il clusonese Stefano Benzoni. Al quinto il rovettese Jacopo Brasi della Recastello. Tra i primi 10 anche Filippo Ba del GAB Bertova, che ha concluso all'ottavo posto. Decimo Matteo Bossetti dell'Atletica Valli Bergamasche. L'ultima tappa del circuito Corri nei Borghi si disputerà sabato prossimo, 24 agosto, a Cerete Alto, dove si terranno anche le premiazioni finali del circuito. Un'edizione, l'11ª con i fiocchi, è andata benissimo, tanta è stata la partecipazione in tutte le categorie, sia degli adulti ma soprattutto dei bimbi, quelli non ci tradiscono mai qua a Parre, le non competitive con tanta gente là sottosopra che ci ha seguito a ricordo dei nostri compaesani e poi le gare FIDAL, quelle assolute, qualche goccia per le donne giusto per bagnare un po' il terreno, ma poi il tempo è stato clemente e abbiamo finito alla grande con degli ospiti straordinari. Vivien Bonzi al femminile,
ha stravinto anche al maschile Saber Zanui. Quando ci sei, quando partecipi, vinci questo tipo di competizioni, che emozioni hai provato questa sera a Parre, soprattutto ancora tagliando il traguardo per prima? No, sono contentissima della gara perché comunque il livello era alto e sono contenta di averla gestita in questo modo e di aver vinto. Queste corri nei borghi stanno davvero andando bene, ma davvero sono gare di casa, ma bellissime, quindi sono davvero contenta. E anche se sono gare secondarie, sono comunque difficili e faticose perché sono gare veloci ma che ti fanno far fatica dall'inizio alla fine, quindi sono davvero contenta del circuito in generale. Hai vinto a Vertova, hai vinto a Clusone, adesso anche a Parre. Come ti è sembrato questo percorso e raccontaci un po' anche le sensazioni di tutto questo pubblico. Allora, sono sceso 15 giorni fa, cioè sono sceso una settimana fa da San Moritz da allenamento. E ho corso questa gara qui, era veramente come percorso, come atleti così di alto livello, e più di questo c'era il percorso un po' più duro e speriamo anche nei prossimi gare che andremo così forte. Veniamo ora ai programmi della serata su Antenna 2, alle 20.10 Blu Sport, alle 20.40 la rubrica Il Sasso nello Stagno, alle 21.30 Antenna 2 Sport, alle 22.30 la seconda edizione del TG. Alle 23.05 la commedia dialettale L'eredità d'Ol Barba e a 12.30 la terza edizione del TG di Antenna 2. L'almanacco del giorno, domani mercoledì 21 agosto, il sole sorge alle 6.23 e tramonta alle 20.23. La luna è calante, sorge alle 21.18 e tramonta alle 9.44 di giovedì. La chiesa ricorda San Pio X Papa. E con questo è tutto, dopo il TG andranno in onda la rubrica Racconti di ieri e le previsioni del tempo. A tutti voi, una buona serata.